Taglio del nastro alla presenza del ministro dell'istruzione Valeria Fedeli per la scuola dell'infanzia, la nuova scuola dell'infanzia Gianni Rodari a Castelfranco Piandiscò. Ha più significati questa inaugurazione. Intanto è un plesso scolastico che tiene insieme lo 0-6 anni, cioè già un'attuazione concreta di una delle deleghe che sono tutte importanti, le deleghe in attuazione della buona scuola che abbiamo portato a compimento, ma quella 0-6 anni ha particolarmente significato perché? Intanto perché finalmente anche in Italia, così come ci aveva raccomandato la Commissione europea, di 0-3 anni non sono più servizi a domanda individuale, ma sono servizi educativi, cioè sono l'avvio di un percorso di educazione e di formazione per le bambine e per i bambini. Più, se mi posso permettere, il fatto che questa scuola venga chiamata, intitolata Gianni Rodari, è un altro degli elementi che fa sì che l'idea è proprio quella di far vivere i diritti che hanno le bambine e i bambini da 0-6 anni, di vivere in un ambiente positivo, sostenibile anche da un punto di vista proprio di come è stata concepita questa struttura, che non è solo stata messa giustamente in sicurezza, ma con tutti gli elementi di sostenibilità ambientale e anche con ambienti interni che favoriscono la possibilità di avere anche una didattica innovativa e coinvolgente. La scuola, una tra le prime in Italia ad avere tutte le caratteristiche di bioarchitettura che salvaguardano la statica della costruzione, la difesa dagli agenti atmosferici, dagli incendi e dai terremoti, ospiterà circa 75 bambini. Quindi per noi è una sicurezza anche per i nostri figli, perché indubbiamente la struttura è sicura, ma è soprattutto bella. E questo lo voglio dire perché la bellezza è ciò che rimane e davanti alla bellezza ognuno si arrende. Qualcuno diceva: con la forza si costringe, con la verità si convince, con la bellezza si attrae. E questo è bello perché i nostri ragazzi sono attratti dalla bellezza di un insegnamento che viene dato loro piacevolmente sotto forma di gioco e al tempo stesso siano capaci di costruire domani la società. Il costo di realizzazione di circa 1 milione di euro è a carico in gran parte del governo grazie all'operazione 6.000 campanili, bando riservato ai piccoli comuni e finanziato con i fondi dello Sblocca Italia, al quale partecipò l'amministrazione comunale nel 2013. Grazie.